Purtroppo il maltempo continua a fare disastri, questa volta la zona interessata è soprattutto il Varesotto. Abbiamo avuto queste situazioni veramente gravi con il lago di Varese che è uscito, la zona della Val Ceresio e anche altre parti del territorio provinciale colpite duramente. E qui c'è poco da fare, è chiaro che il nostro è un territorio molto particolare, pedemontana, e quindi subisce questo tipo di condizioni che però sono veramente arrivate a dei livelli quasi monsonici. Ci deve essere adesso attenzione, ci stiamo già muovendo per chiedere ovviamente tutte le condizioni, se sarà lo stato di calamità o se saranno altri comunque strumenti affinché i nostri imprenditori o le famiglie stesse coinvolte in queste situazioni non siano lasciate a se stesse o comunque i comuni abbiano il supporto necessario sia da parte delle istituzioni locali che da quelle nazionali. Beh, innanzitutto sorprende proprio che la natura si ribelli così in questo momento, c'è un'estate terribile, eventi proprio meteo che stanno proprio continuando a creare dei pregiudizi gravissimi alla nostra gente, per chi ha delle coltivazioni, le case, le strade. Adesso in questo momento dove si parla solo di riforme costituzionali, di quant'altro, di beghe, di problematiche di tipo giuridico, dobbiamo pensare invece ai nostri territori e che questo governo si preoccupi in primis veramente di dare un sostegno alla nostra gente, alla nostra terra che effettivamente con questa estate sta veramente soffrendo.